prima che il Covid-19 diventasse pandemia, le Nazioni Unite avevano indicato la biodiversità come tema fondamentale dell'anno, tant'è vero che avevano denominato il 2020 come il Super Year of Biodiversity. Naturalmente gli eventi legati al coronavirus hanno stravolto il calendario e gli appuntamenti e gli eventi che avrebbero dovuto portare ad un accordo globale in ambito Nazioni Unite, stile accordo di Parigi, per arrestare e invertire il trend di declino dell'integrità biologica del pianeta. Nell'ambito di questo percorso, un tema importante è quello che discuteremo oggi con degli ospiti per parlare di un tema fondamentale nell'ambito di tutela della biodiversità della natura, cioè quello degli impollinatori. Oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale delle api e di questo tema parleremo prendendo spunto da un rapporto che pubblichiamo anche oggi, che riguarda il declino degli impollinatori. E questo rapporto l'abbiamo concepito utilizzando lo strumento delle domande più frequenti. Quindi attraverso le risposte alle domande più frequenti abbiamo cercato con questo rapporto di parlare soprattutto con i cittadini, con il grande pubblico, ma anche con i media su questo grave problema che ha delle dimensioni drammatiche e spaventose. Gran parte delle specie animali, quindi non solamente le api, ma gli insetti in genere, ma anche organismi superiori fino ai mammiferi, hanno un ruolo importante in questo processo che è noto come impollinazione, che è alla base anche insomma, della sicurezza alimentare. Gran parte delle specie coltivate, almeno l'80% delle specie coltivate provviste di fiore, si basano sull'impollinazione operata dagli animali. E quindi possiamo dire che forse l'80% della produzione agricola mondiale, non solamente per l'alimentazione, ma anche per la produzione di fibre e di energia, è legata agli impollinatori. Abbiamo di fronte questo grande problema che è noto come declino, delle api e degli impollinatori. Per questa giornata abbiamo con noi intanto tre, ospiti che sono quindi nell'ordine il dottor Giovanni Formato, ricercatore di fama internazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Poi abbiamo con noi Betty Piotto, che è una nostra ex collega di ISPRA, che è insomma, un'eccellente ricercatrice che da anni si occupa dei temi legati alla conservazione della diversità genetica e di specie in modo particolare. E poi abbiamo infine fra gli ospiti esterni Aristide Colonna, un medico conosciutissimo, presidente dell'Associazione Italiana di Apiterapia. È un argomento importantissimo, interessantissimo, che a me era sconosciuto fino a che insomma, non l'ho conosciuto personalmente, perché ci dirà delle cose importanti e soprattutto servirà per richiamarci all'attenzione verso i servizi non materiali che fanno parte dei servizi ecosistemici, spesso trascurati, come dicevo prima. Ricordo, per esempio, che almeno il 40% delle molecole che vengono utilizzate dall'industria farmaceutica hanno un'origine, vegetale. L'industria farmaceutica si basa su prodotti naturali che sono fonti di reddito per centinaia e centinaia di miliardi di dollari ogni anno. E questo è un altro beneficio spesso dimenticato che la natura offre, ma che è pure importante, che va, come dire, ogni tanto evidenziato. Quindi, per iniziare, io volevo chiedere innanzitutto a Betty Piotto se sei d'accordo di descriverci in maniera sintetica che cos'è l'impollinazione, perché è un termine, insomma, che a noi è abbastanza familiare, che però non è familiare a tutti, e soprattutto quali sono gli animali
le specie di ogni tipo che sono coinvolte nei processi di impollinazione. Dunque, l'impollinazione non è altro che un trasporto, è un trasporto del polline, che è la parte maschile del fiore, verso la parte femminile. Questo trasporto può essere a brevissima distanza, cioè nel fiore stesso, per esempio, oppure a distanze molto marcate. Un trasporto ha bisogno di trasportatori, e cioè di vettori. Quindi questi vettori possono essere tantissimi. La gravità cade il polline all'interno del fiore, può essere l'aria, il vento, l'acqua o gli insetti. Oddio, ci sono tantissimi animali, anche i topi sono impollinatori delle protee, del fiore nazionale del Sudafrica, oppure i pipistrelli sono importanti impollinatori. Però gli impollinatori più, come dire, specializzati sono gli insetti. Tra gli insetti, che ci sono tanti ordini, le api sono sicuramente le più efficienti e interessano moltissimo a noi, perché le api consentono la fecondazione incrociata, vale a dire alcune specie, molti di quelli che noi consumiamo, non possono essere fecondate dal polline dello stesso individuo. Deve venire il polline da un altro individuo. Questo servizio, che ora si chiama servizio ecosistemico, questo trasporto lo fanno molto spesso le api. Ok. Quindi sulla base, insomma, delle cose che abbiamo appena sentito, io sono curioso di sapere una cosa, ma come nasce, perché nasce, no, questa sorta di mutualità fra fiori e animali impollinatori? Allora, è una storia che io racconterei ai bambini sin da piccoli, è una storia che ha della poesia, è commovente. Allora, a un certo punto nella storia del pianeta, 200 milioni di anni fa, giorno più, giorno meno, perché nessuno mai si metterà d'accordo su queste date, diciamo 200 milioni di anni fa compaiono sul pianeta i fiori i fiori che noi chiamiamo fiori, i fiori vistosi, i fiori accattivanti, i fiori o belli o colorati o profumati. Prima non c'erano, prima di quel periodo non c'erano, incominciano a essere visitate dagli insetti. Gli insetti già erano arrivati 200 milioni di anni prima, però con l'arrivo di questi fiori accattivanti incominciano a visitarle, e perché ovviamente si nutrono del nettare e anche del polline, e inizia un sodalizio che in termini biologici si chiama coevoluzione, quindi vanno avanti insieme, si modifica uno, si modifica l'altro, vanno avanti insieme in questa cooperazione dove tutte e due traggono benefici, l'insetto perché trova nutrimento, il fiore perché assicura la propria discendenza. Ora, in questa coevoluzione si è arrivato a situazioni un tantinello pericolose, nel senso che in alcuni casi la coevoluzione ha portato a una determinata specie, essendo il fiore tutto particolare, a avere un unico impollinatore, e cioè un'unica specie di impollinatore, di insetto impollinatore. È il caso di molte orchidee. Quindi questa società è diventata così esclusiva che succede che quando sparisce l'impollinatore, pensiamo ai pesticidi che abbondano, questo comporta la sparizione anche della specie vegetale. Quindi questo non è frequentissimo, però esistono associazioni di questo tipo. Però ecco, questa esclusività, no? Fiore animale riguarda anche, come dire, individui della stessa specie, perché
polline di una pianta, di un organo maschile, è in grado di fecondare solo il fiore femminile della stessa specie. Qual è il motivo anche, come dire, genetico, evolutivo? Dunque, c'è un riconoscersi, no? Tra le specie, tra i gameti, c'è un riconoscersi. E c'è anche l'esistenza della della autoincompatibilità, vale a dire il polline del mio fiore non mi può fecondare. Io con il polline del mio fiore non posso produrre frutti e semi. Questa autoincompatibilità che chiama, esige, richiede assolutamente che il polline venga da un altro individuo, si chiama fecondazione incrociata. E questa fecondazione incrociata, unendo dotazioni genetiche diverse, ogni volta diverse, fa sì che la variabilità genetica aumenti e aumenta con questo anche la resilienza di una determinata specie. Ok, bene. Ok, quindi adesso insomma, io passerei a dottor Formato perché insomma, questa introduzione serve per capire il contesto. Dopodiché, di cosa stiamo parlando? No? Che cos'è il declino degli impollinatori? Che è oggetto insomma, anche di un'importante riflessione da parte della Commissione europea che ha avviato una iniziativa specifica. Cercare di contrastare il fenomeno che, ripeto, ha delle dimensioni ormai drammatiche ed è anche uno dei principali, come dire, elementi della perdita complessiva dell'integrità biologica del pianeta, che, come ripeto, come ho detto già prima, ha delle ripercussioni anche sulla sicurezza alimentare. Insomma, questa non è una cosa di poco conto. E quindi al dottor Formato io chiederei intanto insomma, che cosa si intende per declino delle api e degli impollinatori e soprattutto avere insomma, da lui elementi per capire quali sono le pressioni principali che agiscono su questo fenomeno. L'impollinazione non è altro che un trasporto, è un trasporto del polline, che è la parte maschile del fiore, verso la parte femminile. Questo trasporto può essere a brevissima distanza, cioè nel fiore stesso, per esempio, oppure a distanze molto marcate. Un trasporto ha bisogno di trasportatori, e cioè di vettori. Quindi questi vettori possono essere tantissimi. La gravità cade il polline all'interno del fiore, può essere l'aria, il vento, l'acqua o gli insetti. Oddio, ci sono tantissimi animali, anche i topi sono impollinatori delle protee, del fiore nazionale del Sudafrica, oppure i pipistrelli sono importanti impollinatori. Però gli impollinatori più, come dire, Numerosi. specializzati sono gli insetti. Tra gli insetti, che ci sono tanti ordini, le api sono sicuramente le più efficienti e interessano moltissimo a noi perché le api consentono la fecondazione incrociata, vale a dire alcune specie, molti di quelli che noi consumiamo, non possono essere fecondati dal polline dello stesso individuo. Deve venire il polline da un altro individuo. Questo servizio, che ora si chiama servizio ecosistemico, questo trasporto lo fanno molto spesso le api. Okay. Quindi sulla base, insomma, delle cose che abbiamo appena sentito, io sono curioso di sapere una cosa, ma come nasce, perché nasce, no, questa sorta di mutualità fra fiori e animali impollinatori? È una storia che io racconterei ai bambini sin da piccoli, è una storia che ha della poesia, è commovente. Allora, a un certo punto nella storia del pianeta, 200 milioni di anni fa, giorno più, giorno meno, perché nessuno mai si metterà d'accordo su queste date,
diciamo 200 milioni di anni fa, compaiono sul pianeta i fiori con i fiori che noi chiamiamo fiori, i fiori vistosi, i fiori accattivanti, i fiori o belli o colorati o profumati, prima non c'erano, prima di quel periodo non c'erano, e incominciano a essere visitate dagli insetti. Gli insetti già erano arrivati 200 milioni di anni prima, però con l'arrivo di questi fiori accattivanti incominciano a visitarle, e perché ovviamente si nutrono del nettare e anche del polline, e inizia un sodalizio che in termini biologici si chiama coevoluzione, quindi vanno avanti insieme, si modifica uno, si modifica l'altro, vanno avanti insieme in questa cooperazione dove tutte e due traggono benefici. L'insetto perché trova nutrimento, il fiore perché assicura la propria discendenza. Ora, in questa coevoluzione si è arrivato a situazioni un tantinello pericolose, nel senso che in alcuni casi la coevoluzione ha portato a una determinata specie, essendo il fiore tutto particolare, a avere un unico impollinatore, e cioè un'unica specie di impollinatore, di insetto impollinatore, è il caso di molte orchidee. Quindi questa società è diventata così esclusiva che succede che quando sparisce l'impollinatore, pensiamo ai pesticidi che abbondano, questo comporta la sparizione anche della specie vegetale. Quindi non è frequentissimo, però esistono associazioni di questo tipo. Però ecco, questa esclusività, no? Fiore animale, riguarda anche come dire, individui della stessa specie, perché polline di una pianta, di un organo maschile, è in grado di fecondare solo il fiore femminile della stessa specie? Qual è il motivo anche, come dire, genetico, evolutivo? Dunque, c'è un riconoscersi, no? Tra le specie, tra i gameti, c'è un riconoscersi. E c'è anche l'esistenza della della auto-incompatibilità, vale a dire il polline del mio fiore non mi può fecondare. Io con il polline del mio fiore non posso produrre frutti e semi. Questa auto-incompatibilità che chiama, esige, richiede assolutamente che il polline venga da un altro individuo, si chiama fecondazione incrociata. E questa fecondazione incrociata, unendo dotazioni genetiche diverse, ogni volta diverse, fa sì che la variabilità genetica aumenti, e aumenta con questo anche la resilienza di una determinata specie. Ok, bene. Ok, quindi adesso insomma, io passerei a dottor Formato, perché insomma, questa introduzione serve per capire il contesto. Dopodiché, di cosa stiamo parlando? No? Che cos'è il declino degli impollinatori? Che è oggetto insomma, anche di un'importante riflessione da parte della Commissione europea, che ha avviato una iniziativa specifica per cercare di contrastare il fenomeno, che, ripeto, ha delle dimensioni ormai drammatiche ed è anche uno dei principali, come dire, elementi della perdita complessiva dell'integrità biologica del pianeta. E quindi al dottor Formato io chiederei intanto insomma, che cosa si intende per declino delle api e degli impollinatori, e soprattutto avere insomma, da lui elementi per capire quali sono le pressioni principali che agiscono su questo fenomeno. Anzitutto grazie per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda. E, il declino delle api e degli impollinatori è rappresentato da una riduzione sia delle specie, ma anche delle razze di impollinatori, fondamentalmente appartenenti
al gruppo degli Apoidei, ma non solo, in relazione a, ad esempio, un uso non appropriato di pesticidi, che ne comportano quindi la moria, la perdita anche di habitat. Dobbiamo considerare che c'è una forte tendenza a consumare il suolo andando a cementificare in maniera eccessiva, senza poi garantire un adeguato rispetto dell'ambiente che ci circonda, ma anche il fatto di avere delle estese aree di monocolture intensive comporta una perdita di habitat per molti degli impollinatori e quindi per le api. Dobbiamo poi considerare anche il discorso dei cambiamenti climatici che possono favorire anche l'arrivo di patogeni, quindi che possono essere parassiti, ma anche malattie infettive, altri insetti che tendono ad invadere aree in precedenza, nel passato inesplorate per loro, in quanto non riuscivano ad arrivarci, vuoi per una minor comunicazione a livello dei diversi paesi, vuoi per un cambiamento proprio del clima che ne consente quindi la sopravvivenza di queste specie invasive o patogeni esotici, e la diffusione quindi di questi patogeni comporta poi impatta fortemente sulla salute degli Apoidei. Un esempio su tutti è possibile citare la varroa, che è il principale patogeno responsabile della maggior moria di api dovuta a cause di natura parassitaria, ma poi dal 2014 è arrivato anche l'Etina tumida dall'Africa in Italia, che è un piccolo coleottero, l'Etina tumida, che ha colonizzato ad oggi la Calabria e probabilmente lentamente poi si allargherà su tutto il territorio nazionale. Il problema del declino delle api e degli impollinatori è che poi si ha un impatto sull'ambiente della riduzione dell'azione degli impollinatori. Infatti, come tutti sappiamo, gli impollinatori garantiscono un'adeguata quantità e qualità, anzitutto delle produzioni agricole, e quindi parliamo dei vegetali, della frutta, dei semi, e anche di altre piante che sono presenti nell'ambiente e che senza le api o comunque gli impollinatori non riuscirebbero a sopravvivere, anche come diceva prima, spiegava prima l'impollinazione e la dottoressa Piotto. Ma ridurre la quantità dei vegetali poi comporta anche una riduzione della diversità, anche della dieta, per l'uomo, ma anche per gli animali. Se infatti noi andiamo a pensare un mondo senza api, penseremo un mondo in cui i giardini avrebbero molti meno tipi di fiori, avremmo molte meno piante nell'ambiente e poi non potremmo goderci tanti prodotti agricoli o costerebbero moltissimo, avremmo una poca disponibilità di prodotti agricoli e quindi una riduzione degli alimenti che sarebbero a nostra disposizione, oltre poi a una riduzione di tutte le tipologie di apoidei che non ci sarebbero più e che infatti stanno continuamente riducendosi proprio a causa delle ragioni di cui accennavo prima. Senza pensare poi a una riduzione anche dei prodotti dell'alveare che avremmo a disposizione. Infatti, grazie all'apicoltura, che cosa fa l'uomo? L'apicoltura è rappresentata da un insieme di attività che consentiscono l'allevamento delle api. L'allevamento delle api rappresenta una grandissima fonte di impollinazione nel mondo. Noi quando parliamo di api pensiamo alla nostra ape comune, all'ape mellifera. In particolare in Italia pensiamo all'ape mellifera ligustica, che è la cosiddetta ape bionda, ma in realtà nel resto del mondo esistono e la realtà dell'apicoltura è incentrata su altri tipi di api. Basta pensare in Asia, dove anziché all'ape mellifera
abbiamo l'ape cerana, o anche in altre aree del mondo dove ci sono ad esempio delle api senza pungiglione, completamente nere, chiamate appunto stingless bees. E abbiamo poi anche tutta un'altra serie di apoidei che vengono allevati, ad esempio pensiamo ai bombi, allevati proprio per l'impollinazione di alcune piante, in particolare i pomodori, ma non solo. E in altre zone del mondo, come ad esempio in India, in Nepal, abbiamo l'ape gigante, che è un'ape molto più grande, ape dorsato, ape laboriosa, mentre invece nel sud-est asiatico c'è anche l'ape cosiddetta nana, che è molto più piccola come dimensioni della nostra ape a cui siamo soliti pensare. Per esempio basta andare in Spagna, dove se voi vedete le api che allevano lì non sono come le nostre, sono quasi tutte nere, ed è infatti l'ape diffusa sul territorio spagnolo. Ma perché l'ape iberica? La interrompo perché sì, qualche anno fa l'IPBS, che sarebbe il corrispettivo dell'IPCC per la biodiversità, questa insomma, massima autorità scientifica sul tema della biodiversità e dei servizi ecosistemici, ha posto alla ribalta internazionale la questione del declino degli impollinatori, rivelando in qualche modo anche una visione antropocentrica. La stima del valore dell'impollinazione operata dalle api e dagli altri insetti impollinatori, l'IPBS dice che questo valore ecosistemico, come diceva prima Bedi Piotto, vale fra 300 e 700 miliardi di dollari l'anno. E questo, tra l'altro, è il valore legato alla sola impollinazione per la produzione di alimenti. Ma come insomma, dicevo prima, c'è un altro valore che è non materiale, che viene spesso sottovalutato. Il motivo, poi ritorno da lei, dottor Formato, ma e quindi volevo far intervenire il dottor Colonna su questo in qualità di presidente dell'Associazione Italiana di Apiterapia, per raccontarci, intanto per spiegarci che cos'è l'apiterapia e poi in modo particolare insomma, la sua esperienza in questo settore, quali possono essere, come dire, le prospettive, anche il potenziale uso dell'apiterapia in futuro. Bene, grazie e buongiorno a tutti e buon 20 maggio e festa delle api per tutti quanti. Allora, io sono un medico, come diceva il dottor Ciccarese, sono un medico chirurgo, sono un medico di base e mi interesso di apiterapia da molti anni. L'apiterapia, fondata in Italia oltre 5 anni fa, è una integrazione alla medicina tradizionale. Ovviamente nessuno mai penserà di sostituire la medicina con una medicina integrata. Quindi dobbiamo dare la possibilità ai addetti ai lavori, ai medici, di poter avere più armi, come appunto accennava il dottor Ciccarese. Nell'ambito salutistico noi abbiamo delle molecole, sono numerosissime, che derivano dalla natura. Ricordiamoci del chinino, ricordiamoci dell'acido acetilsalicilico. Quindi le notevoli aziende del farmaco attingono da parecchie molecole naturali che poi sintetizzano. L'apiterapia, in questo noi appunto con l'integrazione possiamo aiutare diverse patologie con vari prodotti. I prodotti che vanno da quelli più conosciuti, dal miele al polline, quindi riconsiderare un pochettino questi prodotti
non soltanto come nutrienti, e mi riferisco soprattutto al miele, al polline, alla pappa reale, ma a tutte le sostanze prodotte dall'alveare che possono dare un grosso aiuto per alcune patologie nell'ambito umano. Ma diciamo che una delle mission importanti, oltre alla ricerca che interessa l'Associazione Italiana Apiterapia, noi abbiamo un cavallo di battaglia importante ed è quello collegato al far conoscere sempre di più il mondo delle api alle nuove generazioni. Io insisto nel definire indistintamente tutte le abilità, tutti i bambini che dalle elementari sino alle scuole superiori possono mettersi metterli a conoscenza di un mondo che a tutt'oggi, vi devo dire, i bambini, ma non solo i bambini, non conoscono. Per cui abbiamo creato una struttura, un percorso che può essere utilizzato indistintamente, quindi da tutti i ragazzini, per poterli mettere in contatto con le api. C'è la combinazione di un medico e di un apicoltore, quindi una collaborazione importante, e questo è una struttura, è un apiario, l'abbiamo denominato un apiario didattico, apiario del benessere, dove appunto in sicurezza i bambini possono entrare e, oltre a respirare l'aria delle essenze dei vari componenti, all'esterno possono vedere come l'apicoltore fa arrivare tutte le notizie riguardanti la vita delle api. A questo poi si aggiunge un passo successivo che è molto importante, che è l'api pet didattica, cioè si arriva addirittura ad un contatto, tra virgolette sempre in sicurezza, dei bambini, ad un contatto fisico con le api. Ecco perché l'abbiamo definita api pet didattica, un contatto fisico che determina, soprattutto in alcuni bambini, una grossa componente di autodeterminazione e di grosse capacità poi di relazionarsi con questo nuovo mondo per loro. I ragazzini, i bambini sono i nostri futuri difensori. Se facciamo conoscere l'importanza delle api ai bambini, loro saranno le generazioni future che potranno difendere le api, perché se non c'è interesse, assolutamente, se non si crea questo interesse, come diceva il dottor Formato, piano piano, per motivi molto più gravi, le api tenderanno sempre più a soffrire di questa natura. Okay. Su questo voglio fare una piccola riflessione anche personale, perché benché figlio di agricoltori, io ho un rapporto molto complicato con le api, non facile. E mi ricordo che mio padre mi diceva sempre: bisogna andare presto in campagna perché alle 9 arrivano le api, quindi alle 9 bisognava tornare a casa, soprattutto nel mio Salento caldo, soleggiato. E quindi stessa cosa per gran parte delle persone che conosco. La domanda che le voglio fare sulla base dell'esperienza sua, in che modo è possibile, no, dire, cambiare l'atteggiamento, il rapporto che una persona ha con le api, soprattutto qual è la differenza di rapporto che i bambini hanno rispetto agli adulti, e se questo può servire anche per aumentare la sensibilità rispetto alla necessità di conservare questa specie e queste sottospecie così preziose. Certamente, io faccio l'esempio, sarà capitato a tutti, sia in campagna ma anche in città, perché adesso le api sono anche in città, che appena si vede si sente un ronzio, la gente scappa. Cioè il terrore, perché comunque l'ape, se è un'ape, punge e quindi fa male.
Questa è una delle cose che dovremmo assolutamente cambiare. E come si fa? Appunto partendo dai bambini, creando un rapporto tra l'insetto e le nuove generazioni e i bambini, dimostrando praticamente con dei percorsi che possono essere fatti che in realtà le api non hanno nessun interesse a pungere nessuno. Pungono nel momento in cui uno va a disturbarle nella loro casa, nella loro abitazione, possono pungere. E qui ci sono anche tanti distinguo. Quindi l'importanza di cominciare presto, quindi sin dalle elementari, a far, e questo è uno dei lavori che stiamo facendo, a far conoscere la vita delle api, sicuramente può portare anche a un cambiamento di pensiero riguardo alle api e agli insetti in generale. No, questo esempio che lei citava sul fatto che siamo noi ad andare a casa loro e a disturbarli, mi ha fatto venire in mente la frase dell'autore di Spillover sul salto di specie e sullo sviluppo di epidemie e di, ahimè, pandemia ultima. Questo autore dice che non sono i virus che vengono da noi, ma semmai siamo noi che andiamo da loro, e che pone anche la questione, no, del processo di degrado e di frammentazione degli habitat, del fatto che gran parte delle epidemie che sono scoppiate finora, sono centinaia negli ultimi 50 anni, sono in gran parte legate all'aumento delle occasioni di interfaccia fra animali e la specie umana. Allora io adesso vorrei introdurre tre colleghi che sono fra gli autori di questo rapporto che pubblichiamo oggi, rapporto dell'ISPRA sul declino delle api e degli impollinatori. E quindi abbiamo Walter Bellucci, del Dipartimento per la protezione della natura e per il monitoraggio dell'ambiente, dello stesso Dipartimento, e anche Francesco Campanelli, entrambi li vedo collegati sullo stesso monitor. E poi abbiamo Valerio Silli, anche lui dello stesso Dipartimento, ripeto, tutti e tre fra gli autori di questo rapporto che spero, insomma, circoli il più possibile per aumentare la sensibilità rispetto a questo drammatico, gravissimo, importantissimo problema. Io vorrei far intervenire Francesco Campanelli su un tema che è in qualche modo legato all'intervento del dottor Colonna. E quindi vorrei che insomma, ci presentasse intanto la sua esperienza, e raccontandoci della sua esperienza presso questo istituto, ci parlasse anche degli aspetti educativi, formativi, relazionali e dell'importanza delle api anche in questo senso. Beh, certo, basta pensare a una famiglia di api che è composta da 50-60 mila individui, dove ognuno ha un ruolo ben preciso, la regina che depone le sue 2000 uova al giorno circa, e le api, tutti gli individui, i restanti individui si occupano tutti in toto per la gestione dell'apiario, per la cura della regina, quindi ognuna ci avrà il suo ruolo, dalla pulitrice alla nutrice, la ceraiola, quelle che costruiscono le cellette, magazziniere, guardiana, e fino alla bottinatrice, che è quella che va poi a prendere il miele, il nettare e il polline. Questo è il complesso mondo delle api, in fondo, che è formato da individui apparentemente tutti uguali, ma sostanzialmente diversi, dove ognuno fornisce il proprio contributo al fine della buona gestione e che tutto possa essere portato avanti nel miglior modo per la collettività. In questo progetto del Ministero dell'Ambiente, che è stato poi svolto con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, l'Istituto Zooprofilattico del Lazio, proprio con Giovanni Fornato, formato un nostro collega, l'Arsial.
prevista, fatta la spesa, era previsto un capitolo di spesa per la comunicazione e per l'educazione ambientale, quello che poteva essere utilizzato. Quindi si è pensato di realizzare un programma. Questo programma è insieme all'Istituto Zooprofilattico, appunto, all'Arsial e all'AIS. L'AIS, che è l'Associazione Assistenza Integrazione Sociale, è una ONLUS, una fattoria sociale ed è anche un centro diurno per ragazzi diversamente abili. Ragazzi adulti, parliamo di persone anche dell'età nostra. E questo programma chiaramente è rivolto a, almeno la nostra idea era quella di dare delle risposte, alcune risposte a esigenze formative, didattiche, forse anche terapeutiche e sociali. Quindi si è iniziato con degli step di questo programma. Il primo è stato un progetto, una realizzazione di un apiario didattico con laboratorio di smenatura, questo utile per lo svolgimento delle attività didattiche e divulgative. La parte più importante forse del progetto è la seconda parte, appunto il corso di preparazione avviabili. Questo è stato un corso di formazione per operatori sociali e utenti dell'AIS, dell'associazione appunto che ci ha ospitato per realizzare questo progetto. La finalità è sempre quella di competenze tecniche e didattiche in mondo apistico. Questo è un corso articolato in 12 lezioni, con 18 incontri in laboratorio. Hanno partecipato attivamente 9 ragazzi del centro e con loro 3 operatori. Da lì questo ci ha permesso poi di andare avanti nella progettualità del programma che avevamo iniziato. Come? Con un altro punto, insieme per conoscere le api. Questo forse è il cuore e si rilega molto bene a quello che diceva il dottor Colonna. Cioè sono le attività educative delle classi di scuole primarie che vengono in fattoria sociale. Una giornata dedicata all'ape è dedicata ai bambini. Quindi c'è la fase di accoglienza da parte dei ragazzi dell'AIS con le loro difficoltà ma con le loro abilità nell'accoglierli, dove poi li accompagnano in apiario con le loro tutine in sicurezza, chiaramente ci sono i laboratori interni, loro sono accompagnatori, tutor e forse anche insegnanti per quello che loro possono e come lo fanno. Questo ci ha portato anche dei buoni risultati, perché il progetto, questo Apiabili e insieme per conoscere le api, ha registrato la presenza di almeno 1500 bambini in questi anni, col coinvolgimento di 6 comuni limitrofi, Cerveteri, Roma, ci sono state scolaresche di tutti i tipi. Questo è il momento forse più importante di incontro fra due realtà, questi ragazzi delle scolaresche normali che arrivano e ritrovano un ambiente completamente diverso rispetto a una realtà che loro conoscono, sai, si è abituati magari ad andare noi a visitare delle belle strutture gestite da persone poi piuttosto normali, invece lì sono e fanno solo loro, hanno i tutor, hanno degli assistenti chiaramente, ma loro svolgono la giornata. Francesco, ti posso chiedere quante persone sono state coinvolte in questo progetto mediamente ogni anno? Allora, cioè, inizialmente questo progetto è nato proprio dalla voglia e dalla volontà nostra. Walter Bellucci è stato uno dei partecipanti, come Stefano Lucci, che ormai è in pensione, ma tutti noi lo ricordiamo, Giovanni Formato dell'Istituto Zooprofilattico, che con la sua professionalità e quella dei suoi colleghi ha fornito, è stato uno degli artefici nelle lezioni nella realizzazione, nel come dovevamo procedere e quale poteva essere il sistema migliore per approcciarci ai ragazzi. Forse l'impegno più grande è stato questo, ai ragazzi dell'AIS, intendo. Tanto la crescita della consapevolezza fra i cittadini, la crescita della consapevolezza dell'importanza delle api, delle apoidee, degli impollinatori, non solamente in termini di produzione materiale di beni, ma anche di beni immateriali, insomma, è una parte importante del lavoro che abbiamo di fronte, come ricercatori, medici, esponenti della società civile, eccetera, eccetera. Passando invece alle questioni
proattive, no? Quella delle soluzioni. Ecco. Allora, ricollegandomi un po' al ragionamento che faceva prima il dottor Formato, volevo chiedere al dottor Bellucci il ruolo dell'agricoltura, no? Cioè, ormai il ruolo dell'agricoltura a cui riconosciamo insomma, l'importanza fondamentale sia nella produzione di beni, di servizi, ma anche come custode della biodiversità, dell'agrobiodiversità, però insomma, emerge sempre di più il ruolo di fattore importante del declino della biodiversità in generale e nel caso specifico degli impollinatori. Ecco, riprendendo il ragionamento che faceva il dottor Formato, allora vorrei chiedere a Bellucci qual è il ruolo dei pesticidi in modo particolare dell'agricoltura, soprattutto quando assume forme intensive, e che cosa la politica, i decisori politici dalla scala europea a quella locale fanno per contrastare il fenomeno e cercare di ridurre il più possibile le pressioni dell'agricoltura sugli impollinatori. Allora, ringrazio dell'invito e della proposta riguardo a discutere la relazione tra le api, quindi gli impollinatori più in generale, e l'agricoltura, e quindi le produzioni agricole. Abbiamo richiamato poco fa l'importanza strategica fondamentale per il mantenimento della biodiversità, ma anche per la produzione agricola poco fa. Infatti, da questo punto di vista, la FAO, che è l'organismo, l'Agenzia ONU per il cibo e l'agricoltura, sì, ha recentemente proprio informato, e ce ne parlava pure Lorenzo, dell'allarme riguardo alla riduzione mondiale degli insetti impollinatori. E poi ci sono stati anche diversi studi scientifici che hanno evidenziato come tutti gli insetti in realtà sono minacciati, e in particolare noi adesso ci occupiamo degli impollinatori, ma c'è una diminuzione globale. E probabilmente le cause sono diverse. Noi pure in Italia registriamo e abbiamo pure un indicatore che registra le mortalità dovute di api ogni anno, dovute proprio all'uso specifico di prodotti fitosanitari, nel senso che si ritrovano poi queste molecole sul corpo delle api e sul polline. La moria costituisce un problema sempre più grave, e i fattori che abbiamo accennato anche prima sono molti, iniziando da una minore resistenza nei confronti dei patogeni e parassiti, poi si parlava anche, Giovanni Formato parlava anche dei cambiamenti climatici, che ovviamente condizionano poi le fioriture e quindi è anche la possibilità di bottinamento, quindi di raccogliere le sostanze nutritive delle api, ma un'altra, quindi anche un cambiamento d'uso dei terreni porta a una minore presenza di risorse trofiche per le api. Ma soprattutto quello di cui mi vorrei occupare è proprio l'uso massiccio, ad esempio, di prodotti fitosanitari nelle aree rurali, nelle aree agricole, e le tecniche che, specialmente nell'agricoltura intensiva, nelle monoculture, nelle estese monoculture, danneggiano molto le api. Come ha detto Betty all'inizio, loro trasportano il polline e anche lo utilizzano proprio per le risorse, diciamo, anche per l'allevamento delle colonie. Lo studio proprio dei residui presenti sia sul corpo delle api che sul polline ci permette di capire qual è lo stato ambientale e l'inquinamento chimico. Quindi questo viene fatto attraverso analisi di laboratorio abbastanza diciamo dettagliate, nel senso che riescono a rivelare anche quantitativi minimi, quindi anche tracce
di questi pesticidi che sono, ricordo, molto, molto tossici anche a minime concentrazioni. E per questo già nel 2009 la Comunità Europea emanò una direttiva, la 128 del 2009, e un regolamento a seguito della direttiva che ha stabilito che i prodotti fitosanitari nella fase di autorizzazione devono avere, vengono fatte dei test, delle prove, proprio per garantire che siano innocui per gli impollinatori. Su questo c'è un dibattito enorme nell'opinione pubblica, perché c'è uno scontro tra molti, anche tra di noi che difendono gli impollinatori e quindi che vogliono una maggior tutela e quindi una maggiore restrizione nell'uso di queste sostanze, e chi invece vorrebbe utilizzarle nel mondo agricolo perché sostiene che siano necessarie per la protezione delle culture agrarie. E quindi il PAN, che è il Piano d'Azione Nazionale proprio per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che ogni paese europeo ha, stabilisce degli obiettivi, delle misure, dei tempi e anche degli indicatori al fine proprio di ridurre quelli che sono i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti fitosanitari. E questo non solo nelle aree agricole il PAN valuta l'uso corretto e le ricadute dell'uso di questo, ma anche nelle aree verdi, anche nelle aree urbane, sulle strade, sulle ferrovie. E i PAN quindi vengono previsti degli indicatori, e tra questi indicatori ce n'è uno specifico che ci interessa, che riguarda proprio le morie annuali che si registrano a causa dei prodotti fitosanitari, connessi con i prodotti fitosanitari. Queste vengono registrate dal Sistema Sanitario Nazionale e anche con l'ausilio dei servizi fitosanitari regionali, e che raccolgono i dati e noi diciamo popoliamo questo indicatore proprio per avere un'idea su come va nel corso degli anni l'applicazione corretta dei prodotti fitosanitari, e se si registrano aumenti anomali e spopolamenti. La questione, diciamo, tra agricoltura e mondo delle api rimane di difficile soluzione, ma il Piano d'Azione Nazionale, se adottato correttamente come indicato, riduce enormemente i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, quindi dall'avvelenamento dei pronubi e quindi degli impollinatori selvaggi e anche delle api gestite. D'altro canto, l'apicoltura può soltanto diciamo mettere in atto tutte quelle che sono le pratiche in grado di mantenere le colonie sane, cercando di posizionarle lontano o comunque a una distanza ragionevole, si parla di 50 metri almeno dai campi coltivati dove vengono fatti i trattamenti fitosanitari. Però la cosa che mi preme sottolineare è che la sperimentazione condotta in questi ultimi anni anche dal mondo agricolo evidenzia come, se vengono applicati correttamente i principi di difesa integrata in agricoltura, che significa che vengono messe in atto da parte dell'agricoltore tutte quelle pratiche agronomiche che vanno dalla rotazione delle colture, dalla scelta delle varietà resistenti di piante, dall'impianto di alberi e arbusti e piante erbacee, in grado di mantenere l'agroecosistema, e quindi non solo il campo e il terreno agricolo, ma anche l'intorno, con un grado elevato di organismi utili che possono contrastare le popolazioni di parassiti delle colture senza ricorrere all'uso dei prodotti fitosanitari. E questo ecco, infatti, questo è un tema importantissimo, anche vero che, come dire, che è entrato anche nel dibattito attuale sulla definizione della prossima politica agricola comune
per il periodo 2021-2027, e probabilmente sarà anche uno slittamento per insomma, i motivi che conosciamo. Però questo è un tema fondamentale che è stato segnalato anche dalla comunità scientifica, cioè il ruolo importante che hanno queste aree naturali e seminaturali intorno ai campi, il mantenimento di siepi, filari, elementi di naturalità, che purtroppo l'agricoltura intensiva ha eliminato nel corso degli anni per la meccanizzazione, l'estensione delle superfici, per aumentare l'efficienza di produzione. Quindi questo è un tema importantissimo che dopo vorrei riprendere col dottor Formato. Prima però, a proposito di indicatori, sì, volevo chiedere a Valerio Silli, Walter Sanino parlava di indicatori per valutare l'efficacia delle misure rispetto alla tutela degli impollinatori, però gli stessi impollinatori sono bioindicatori della qualità degli ambienti. Esatto. Ecco, volevo chiedere a Valerio Silli di spiegarci un po' questo concetto di bioindicazione e soprattutto l'integrazione degli impollinatori con la tutela degli ambienti, non solamente di quelli urbani, degli ambienti rurali, ma anche di quelli urbani e periurbani. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito. Penso sia molto importante diffondere queste informazioni, cioè su quello, le informazioni su quello che sta accadendo nel mondo degli insetti impollinatori, poiché i servizi che, come tu hai già accennato, sono importanti, diciamo, sono molto importanti e vitali proprio per la società umana. Pensiamo comunque che gli insetti sono rappresentati con più di 1 milione di specie sulla Terra, sono 5/6 dell'intero regno animale, quindi sono molto, diciamo, rappresentano un grande gruppo. In particolare gli insetti pronubi e impollinatori sono diffusi proprio, diciamo, quasi in ogni angolo della Terra. Questi insetti, in particolare per esempio penso ai lepidotteri, le farfalle, sono molto sensibili alle condizioni ambientali, quindi risentono dei cambiamenti ambientali, di eventuali pressioni, ad esempio pesticidi, come ha anticipato Walter Bellucci, oppure anche dei cambiamenti climatici, ad esempio. E quindi, ma anche gli dimenotteri stessi, quindi le api e i bombi risultano molto sensibili, quindi per esempio anche ai contaminanti ambientali che sono presenti. Quindi se noi andiamo a studiare le alterazioni, ad esempio nelle popolazioni di insetti impollinatori, quindi l'abbondanza, la distribuzione delle specie, eccetera, già facendo queste semplici operazioni è possibile individuare i fattori di pressione che potrebbero essere presenti nell'ambiente. Ricordiamo che i cambiamenti climatici hanno un ruolo importante, diciamo, incidono pesantemente in questo declino che si sta osservando, poiché hanno un impatto proprio sulla distribuzione e sulla fenologia delle risorse trofiche degli insetti impollinatori, quindi sono in grado di spostare, ad esempio, avanti e indietro nelle stagioni, diciamo nel tempo, le fioriture, e quindi condizionare proprio l'alimentazione delle colonie, l'alimentazione di questi insetti, quindi anticipandone, ad esempio, o ritardandone le fioriture. Pensiamo comunque che, per esempio, per alimentarsi, per cercare il polline, cosiddetto, diciamo, bottinare, come si usa come termine, diciamo, come termine sì. Un'ape può percorrere a un raggio, diciamo, di azione di 2, 3, 4 anche chilometri in condizioni di carenza di risorse trofiche, quindi si può spingere parecchio in là dall'alveare, ad esempio. Parliamo delle api che appunto rappresentano una risorsa importante per l'uomo da tanto tempo, e oltre che essere degli insetti impollinatori di eccezionale efficacia e importanza, che aumentano proprio la produttività degli ecosistemi agrari, hanno anche questo pregio di fornire questi prodotti di grande utilità per il benessere psicofisico umano, di cui anche parlava il dottor Aristide Colonna. E quindi hanno un'importanza particolare, noi li conosciamo particolarmente bene perché sono allevati da tanti secoli, da millenni, diciamo, dall'uomo, e quindi ci rifacciamo a questo tipo di insetto perché è importante e diciamo è ben conosciuto, e rappresenta anche una grande massa di insetti che sono presenti nell'ecosistema. Pensiamo che un'ape può visitare dai 1000 ai 3000 fiori ogni giorno, e che per produrre un grammo di miele occorrono circa 8000 prelievi, quindi pensate che grande fatica, che grande diciamo
coordinamento che c'è all'interno di questa, di questo superorganismo, di questa colonia in cui ogni ape porta, diciamo, pensa alla vita proprio della colonia, alla sopravvivenza, allo svolgimento di tutte le funzioni della colonia, sacrificandosi a volte, nonostante la vita che ricordiamo è molto breve di ogni ape. E una colonia effettua anche 10 milioni di microprelievi al giorno, può effettuare, quindi di una grande quantità di prelievi sui fiori, eccetera, e fino a mezzo litro di acqua al giorno. Quindi questo ci consente di avere proprio un efficiente bioindicatore che può esplorare il territorio anche in un raggio abbastanza ampio da quello che è poi la sua casa, che è la famiglia, l'Arnia. Quindi noi possiamo avvalerci di questo interessantissimo, di questo amatissimo insetto che amiamo da tanto tempo, anche per conoscere le condizioni, proprio lo stato di salute, diciamo, lo stato delle condizioni ambientali. Possiamo andare a ricercare quindi all'interno dei prodotti dell'alveare, parliamo di miele, di polline, di cere, di propoli, che sono le cose più, appunto, dei prodotti più conosciuti, più apprezzati, ma anche all'interno degli stessi corpi delle api possiamo andare a ricercare degli inquinanti o dei contaminanti ambientali. Quindi possiamo fare, diciamo, operare condurre queste indagini, questo biomonitoraggio nel tempo e anche, diciamo, spazializzando, quindi considerando che appunto le api si muovono in un ambiente abbastanza vasto e che conosciamo nell'intorno dell'alveare. Per esempio, certo, possiamo andare a ricercare, per esempio, i metalli pesanti nel polline, oppure nelle cere possiamo trovare gli inquinanti, organici, perché sono lipofili e quindi si vanno a concentrare, per esempio, in questo prodotto, ma anche nel miele. Il miele, diciamo, è uno dei prodotti quelli meno soggetti a inquinamento, perché comunque si è visto che, per esempio, all'interno del corpo dell'ape poi la concentrazione è molto più alta di quella che si trova nel miele, perché l'ape ha un effetto, come dire, di filtro, quindi elaborando il miele non trasferisce poi una gran parte della contaminazione che accumula visitando i vari fiori. Quindi queste, diciamo, ci sono tante ricerche su questa cosa, e quindi noi possiamo andare a ricercare dei pesticidi, degli antibiotici, che ricordiamo sono vietati, per esempio, nell'apicoltura, fino ai addirittura ai radionuclidi, che dopo i recenti fatti, tra virgolette, di Chernobyl, Fukushima, eccetera, sono comunque comparsi nell'ambiente, quindi. Ecco, a proposito di ricerca, ritorno da Giovanni Formato. Prima però volevo invitarvi, questo insomma come esercizio, a pensare ad una frase molto breve, uno slogan, che in qualche modo richiami la necessità di tutela degli impollinatori, o se volete anche, insomma, possibili soluzioni, però questo in una frase molto molto breve, poche parole. Invece a Giovanni Formato, insomma, lui lavora per l'Istituto Profilattico Sperimentale, che insomma ha delle analogie con il nostro istituto, perché c'ha una forte vocazione a curare l'interfaccia con i decisori politici, no? Nel senso che agiamo soprattutto in supporto, nel nostro caso al Ministero dell'Ambiente, nel caso loro immagino soprattutto in relazione al Ministero della Salute, per assumere delle decisioni, come si dice adesso, che siano science-based, no? Oppure evidence-based. E quindi sinteticamente ci vuol dire qual è il ruolo in questo senso, nel senso quindi della difesa degli impollinatori dell'istituto, e soprattutto brevemente anche quali sono i nuovi filoni della ricerca, e quindi come la ricerca può contribuire a rendere, insomma, gli impatti dei diversi fattori di pressione sugli impollinatori. Sì, questa domanda è molto pertinente per quello che realizziamo come istituto zooprofilattico, in quanto, come giustamente dicevi, siamo un ente di supporto tecnico-scientifico fondamentalmente per il Ministero della Salute, ma non solo, anche per le regioni, per altri ministeri, e collaboriamo con altre istituzioni, sia, diciamo, a carattere governativo che enti di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Oltre a questo, fondamentalmente l'istituto rappresenta un laboratorio ufficiale dello Stato in cui facciamo analisi relative fondamentalmente alla salute dell'animale e in particolare anche alle malattie delle api, ma anche verifichiamo la sicurezza degli alimenti che derivano dagli animali. Recentemente ci hanno anche assegnato i controlli sui vegetali. A titolo di esempio, proprio per rimarcare il fatto che siamo un laboratorio ufficiale, recentemente, proprio nell'ambito dell'emergenza del Covid-19, siamo stati incaricati anche di svolgere le analisi sia sui tamponi che le analisi ematologiche relativamente al Covid-19. Ecco, per fare un esempio, abbiamo convertito una parte dei nostri laboratori in laboratori destinati e dedicati alla diagnosi del Covid. Sì. Questo è per quello che riguarda un po' il supporto tecnico-scientifico alle istituzioni, anche la collaborazione con gli altri enti di ricerca, in primis ISPRA, in cui fummo tra i primi a studiare la mortalità delle api, su proposta poi di un progetto presentato dal dottor Bellucci, dal dottor Lucci, era anche molto attivo sull'argomento Francesco Campanelli, insomma, fu finalizzato a verificare la mortalità delle api nelle aree naturali protette. Lì verificammo come nelle aree naturali protette, dove magari è minore l'esposizione a contaminanti ambientali, entrano molto più in gioco quelle che sono le buone pratiche di allevamento, che poi sono alla base della prevenzione, ma anche alla base poi delle prevenzioni delle malattie, alla base della qualità dei prodotti dell'alveare. Qualità dei prodotti dell'alveare che andiamo a controllare mediante analisi chimiche e analisi microbiologiche. Quindi, in sintesi, ci occupiamo di fare una diagnosi, verificare la sanità delle api e degli altri animali, anche dell'uomo, ma è anche tutelare la salute dei consumatori andando a verificare la qualità dei prodotti destinati al consumo umano. In merito a questo anche abbiamo collaborato molto con il dottor Colonna, la sua associazione di apiterapia, in quanto l'associazione ha una forte esigenza di avere dei prodotti dell'alveare di qualità ineccepibile in maniera tale che possano poi essere applicati dai medici sulle persone e poi nell'ambito dell'apiterapia veterinaria anche sugli animali. Solo per fare un esempio delle attività di ricerca che stiamo mandando avanti, stiamo mandando avanti un'attività di ricerca finalizzata a definire delle buone pratiche di allevamento, questo in collaborazione anche con Apimondia, con la FAO, per valutare l'impatto di queste buone pratiche sul prodotto finale, come tracciare queste buone pratiche affinché possano arrivare anche al consumatore mediante, ad esempio, un codice in etichetta, un QR code. E anche stiamo cercando di verificare come queste buone pratiche riescano a prevenire l'impiego di trattamenti sulle api, trattamenti logicamente applicati dagli apicoltori e dai veterinari per garantire la protezione nei confronti di determinate malattie, in particolare la varroa, che è il problema numero uno tra i patogeni delle api. Bene, vedo che trascorsa quasi un'ora da quando abbiamo iniziato questa conversazione. Io volevo fare due domande finali, una al dottor Colonna, una invece alla dottoressa Piotto. Prima, insomma, che voi riveliate questo slogan a cui immagino abbiate già pensato. Al dottor Colonna volevo chiedere se gentilmente ci può raccontare alcuni episodi anche
significativi anche dal punto di vista emozionale, tutta questa attività, no, di studio, di analisi, di implementazione dell'epiterapia? A livello emozionale, diciamo che ci sono degli scritti, ci sono addirittura delle poesie che riguardano proprio questo insetto. Per quello che ci riguarda e quello che stiamo facendo nell'ambito appunto della ricerca e in particolare dell'API PET didattica, è il vedere, no, dei bambini, per la maggior parte sono bambini che vengono dalle città, per cui fargli fare un percorso che abbiamo definito percorso sensoriale, un percorso dove i bambini si approcciano. Spesso i bambini non conoscono assolutamente, non hanno mai camminato a piedi nudi su un prato, non hanno la conoscenza percettiva dell'ambiente naturale che li circonda. Quindi questo circuito, questo percorso sensoriale che abbiamo definito, è una sorta di percorso che avvicina dall'inizio fino alla fine, quindi alla conoscenza delle api, che è la parte finale, una particolare attenzione e aumento di sensibilità dei bambini, dei ragazzi, a questo. Considerate, c'è un labirinto naturale, dove un accompagnatore ipovedente accompagna ogni bambino, e su questo percorso che viene fatto c'è dell'erba, ci sono delle foglie secche, c'è del fieno. I bambini devono riconoscere a piedi nudi, bendati, che cosa stanno toccando. È ovvio che è proprio stare all'inizio, cioè una percezione e una sensibilizzazione del bambino stesso, dell'io del bambino, perché ci accorgiamo che non hanno assolutamente, è come se l'umanità avesse perso questo contatto con il proprio io, cioè la percezione di noi stessi e delle sensibilità e delle capacità che abbiamo. Quindi è un percorso veramente bello, fantastico e veramente promettente. Grazie, grazie di questo. E infine a Betty io volevo chiedere che cosa possiamo imparare dall'intelligenza delle api. Intanto una cosa che noi possiamo imparare e che in ogni colonia, 60.000, 80.000, quanti sono, le api lavorano per un unico obiettivo, che è il benessere della colonia. E questo per noi dovrebbe essere un messaggio molto forte. A proposito dell'intelligenza delle api, proprio per il declino degli impollinatori, hanno iniziato a lavorare in modo molto scientifico e molto bene e in Inghilterra, in Francia e in Australia. E le prove sono tantissime, però posso riferire una che mi ha colpito, della quale c'è anche un filmato. E in questa prova la semplifico, perché ovviamente la cosa va per gradi e si basa sulla ricompensa. In questa prova i bombi, che tra l'altro li usano abbastanza perché sono di una dimensione più manovrabile, praticamente un bombo riesce, tirando di una corda, riesce a prendere lo zucchero, una soluzione di zucchero che è nascosto sotto una piastra dove lui non può arrivare. Ripeto, la cosa arriva per gradi. Comunque, alla fine lui capisce che per poter arrivare allo zucchero deve tirare da una corda. Voi immaginatevi un insetto che tira dalla corda, ma questa non è la cosa più stupefacente. La cosa più stupefacente è che una volta che un bombo viene allenato a tirare la corda e succhiare lo zucchero, se gli si mette uno schermo di vetro e dietro si mettono altri bombi, questi, osservando, possono ripetere l'azione. Direttamente possono
copiare quello che ha fatto il bombo allenato. Questo che cosa significa? E questo è ancora più stupefacente, è che una determinata capacità acquisita può essere trasmessa ai confratelli, alle consorelle, adesso non entriamo in questione di sé, cioè può essere insegnata, il quale è una procedura non rarissima nei mammiferi, no? Pensiamo alle scimmie che insegnano ai loro piccoli a fare determinate cose, o agli uccelli che a un certo punto spingono i piccoli a volare, però in un insetto è lì la cosa che veramente colpisce la nostra capacità di sorprenderci. Ci sono infinite prove che stanno facendo proprio per capire come questi esseri così importanti per la nostra sopravvivenza possono affrontare tutte le difficoltà del quale abbiamo parlato. Grazie Betty, grazie. Mi sembra una conclusione ottima di questa conversazione che è volata via. Non ci siamo accorti, abbiamo sforato l'ora che ci eravamo dati come limite. Quindi io vi ringrazio prima di tutto i miei colleghi Bellucci, Silli, Campanelli, soprattutto Betty Piotto, Aris De Colonna e Giovanni Formato per questo contributo. Il nostro rapporto, come insomma, ho già detto, è aperto, possiamo integrare i vostri contributi, sono molto 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 benvenuti. E quindi subito dopo apriremo di nuovo la possibilità di integrare, di aggiornare questo rapporto che pubblichiamo oggi e che ricorre a questo stratagemma, ricordo, delle domande più frequenti, perché il nostro scopo attraverso questo rapporto è di raggiungere il più possibile i cittadini, il grande pubblico, perché c'è bisogno di far aumentare la consapevolezza e far aumentare soprattutto la cognizione del ruolo importante che hanno gli impollinatori e le api in particolare, e soprattutto guardare alla somma dei benefici che questi animali, gli impollinatori e in generale la natura danno all'umanità. C'è una lettura fondamentale che ho fatto in questi ultimi mesi di un gruppo di ricercatori dell'IPBS che abbiamo ricordato prima. Un articolo pubblicato su Ecological Letters dice in particolare che uno dei motivi fondamentali per cui i grandi accordi internazionali, da quelli del clima a quelli della biodiversità, hanno sostanzialmente fallito, è perché non si è guardato in maniera integrale agli obiettivi della Convenzione sul clima, agli obiettivi della biodiversità. Gli obiettivi di quest'ultima convenzione dicono che c'è bisogno di una equa e giusta ripartizione dei benefici derivanti dalla biodiversità, non solamente la conservazione per sé e la gestione sostenibile della biodiversità, ma anche la ripartizione equa e giusta dei benefici. E per fare questo c'è bisogno non solamente della competenza scientifica, di implementazione tecnica di una parte della comunità, quindi non solamente di noi agronomi o botanici o naturalisti o veterinari o medici, ma anche della prima cultura, no? La cultura delle scienze sociali, delle scienze umane, che riescono a intravedere la complessità dei benefici e dei servizi che la natura e le api e gli insetti ci offrono, incluso anche quindi la produzione di beni non materiali, dei benefici anche di socialità, di cura che la natura ci offre. E quindi c'è bisogno di costruire o ricostruire questa integrità. C'è bisogno purtroppo di fare in fretta, ma la cosa bella è che noi adesso, grazie alla comunità scientifica, ai risultati della scienza, sappiamo cosa bisogna fare, come bisogna farlo,
abbiamo anche gli strumenti, come dire, normativi, c'è bisogno di far crescere la sensibilità fra i cittadini, perché questo serve a far crescere la sensibilità fra i decisori politici. Noi speriamo che questo documento circoli il più possibile, speriamo anche di poter ricevere, oltre che i contributi dei nostri ospiti che abbiamo avuto oggi, anche dell'intera comunità scientifica e non solo. Per concludere, vi chiederei gentilmente, a partire dal dottor Colonna, qual è la frase, lo slogan a cui ha pensato? La prima è io sto con le api, e questo è ovvio. E se sviluppassimo la quarta parte della società delle api, saremmo una grossa umanità. Bene. Valerio, a te, il turno tuo. Io dico semplicemente prendiamo esempio dalle api e salviamo le api, proteggiamo le api per proteggere noi stessi e il pianeta. Banale ma efficace. No, non è banale. Betty. Allora, io non sapevo di questa cosa, mi è venuto questo pensiero a proposito dell'impollinazione. Dobbiamo difendere un servizio collaudato giornalmente da 200 milioni di anni. Ok. Francesco? Francesco, che la diversità arricchisce e lei sa, le api ne sono un buon esempio. Bene, grazie. Walter? In sintonia con le api, in sintonia con l'ecosistema. Direi le api maestre di rispetto ambientale. Bella, questa è Bello, bella, questa è bella, bello. bravo. Grazie. Quindi, per finire, volevo ringraziare anche il nostro collega Roberto Daffinà, che non è intervenuto, ma che ha avuto un ruolo importante nella preparazione anche concettuale di questo evento. E grazie a lui anche per aver fornito un supporto tecnico, per la registrazione ed altro. Quindi grazie ancora a tutti e speriamo di vederci presto.